Sì, noto che questa mozione risale anch'essa al 10 di settembre, quindi da un certo punto di vista c'è stato pari trattamento rispetto a quella, che abbiamo appena terminato di discutere. E ricordo anche molto bene che ho posto la mia firma su questo testo, che ho letto con la stessa attenzione che il capogruppo Turci ha prestato al testo che gli avevo sottoposto io. Tuttavia, io non ho cambiato idea rispetto al 10 di settembre. Io l'ho firmata perché condividevo la posizione politica, la condividevo il 10 di settembre e non è che al 22 di ottobre, le mie posizioni politiche cambiano. Le mie posizioni politiche, quando pongo una firma, rimangono le stesse. Rimangono le stesse anche nel corso degli anni, figuriamoci se devono cambiare nel giro di un mese. Quindi io confermo il mio favore e quello del mio gruppo ovviamente a questa mozione, a quanto chiede. E però ecco, mi riallaccio a una delle affermazioni che ha appena fatto il proponente primo firmatario, il consigliere Turci, che ha detto che lui non perde occasione per difendere, come dire, i diritti degli animali quando li vede in un qualche modo attaccati. Beh, io ricordo che questa mattina, nel corso dell'audizione del presidente dell'AMSA, il presidente AMSA ha, come dire, si è vantato di essere un cacciatore. Io, dal primo firmatario, di una mozione che difende i diritti degli animali, mi sarei, come dire, aspettato quantomeno una piccola affermazione, in quella sede ah, non c'eri? Ah, ecco, vabbè, allora te la dico adesso. Spero che tu la faccia adesso, anche se in ritardo, perché io sinceramente ero già intervenuto due volte e non potevo reintervenire la terza nel corso di un dibattito, peraltro su qualcosa che non aveva attinenza alla materia in oggetto. Ma visto che in questo momento è materia in oggetto, allora in questo momento io faccio, come dire, la mia sottolineatura su una nota stonata, anche perché non c'entrava assolutamente niente con l'argomento all'ordine del giorno, che era la politica dei rifiuti, venirci a dire che lui era un cacciatore. Sinceramente, peraltro, per un presidente di un'azienda, che si occupa, come dire, legata, in modo abbastanza stretto all'ambiente, perché chi si occupa di rifiuti, come dire, è legato in modo molto stretto all'ambiente, tanto è vero che abbiamo anche chiesto poi di l'audizione, io almeno ho chiesto, e anche un consigliere della Lega in quella sede l'aveva chiesto, che le due o più associazioni, ambientaliste vengano, convocate e audite dalla Commissione Ambiente, non dalla Commissione che invece stamattina ha convocato il presidente AMSA. Comunque, tornando in senso più stretto alla materia in oggetto, io l'ho firmata. La condivido, continuo a condividerla e la voterò. Grazie. Con coerenza e onestà intellettuale. Grazie. Grazie. La parola al collega.